42 che viaggia con il bagagliaio posteriore aperto. Siamo all'arrivo della Coppa Sila, al centenario, siamo con il crocifisso di Valico Montescuro alle spalle. Paco Beltranò, sei di fianco a una persona che, di cui mi vuoi dire qualcosa che, di importante che vi accennavi, dai. Io lo vorrei ringraziare per quello che ha fatto e che fa, per me conta tutto, è un fratello, quindi è tutto. Ecco. Pagalonis. Allora, spieghiamo perché ha avuto un problema con la macchina, si è messo a disposizione, siete andati a prendere in Sicilia una prima macchina, una seconda, cioè se non ci fosse stato lui tu non avresti fatto la Coppa Sila. La Coppa Sila l'hai finita, sei arrivato a Montescuro, prendi il trofeo, ecco, e porti a casa anche il trofeo della Coppa Sila, come lo porti anche tu, ecco. Ecco, perfetto, per te la per te la Coppa Sila è una storia che inizia da tuo padre, da mio padre, poi io, ecco. E mo, finalmente oggi l'abbiamo completata come si deve, l'abbiamo completata alla grande onorando il centenario. Sì, sicuramente quello che ho fatto per Pasquale l'ho fatto con il cuore, perché gli voglio bene come un fratello e mi fa piacere che anche lui è qua. Bene, un abbraccio a tutti e due, alla grande. Ci vediamo alla prossima. Perfetto, grazie, ciao. Le classi, classe Resistart 1150, sul secondo gradino del podio è salito Pasquale Beltranò, pilota della Cosenza Corse, con la Fiat 500, quindi Pasquale Beltranò sul secondo gradino del podio della Resistart 1150. Prima posizione di questa classe, la 1150 della RS, per Stefano Triestino, altro pilota della Cosenza Corse, con la Fiat 600, 721 e 01 il tempo di Triestino. Eccoli che arrivano puntuali, quindi
le coppe per loro, seconda posizione per Beltrano, prima posizione per Tiastino, eccoli qua. Grandi complimenti, grandi complimenti. Possiamo farlo un applauso, che quello è gratuito, tanto ormai la tensione della gara ce la siamo tolti da dosso. Passiamo alla classe.